Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio Mac da 4.000 euro. Vi avevo promesso quest'ultimo, credo, anche se già mi è venuta un'altra idea per fare un altro video, per l'ultimo video su questo Mac, dove proviamo, e me l'avete consigliato anche voi nei commenti dove vado ad upgradare il Mac, dove andiamo a provare alcuni giochi all'interno di questo computer, perché ha un hardware di tutto rispetto, ha un i9 di decima generazione, che è un processore, ragazzi, che comunque costa 700 euro, è un 10 core, quindi un processore della Madonna. E come scheda grafica ha un'umilissima Radeon Pro 5700 XT. Queste sono le cose che avevo upgradato, da 16 GB, 32 GB di RAM. Le componenti ci sono, quindi dobbiamo capire un attimino se effettivamente su questa macchina è possibile giocare. Che giochi farò girare, ragazzi? Ora, piccola premessa: so che potrei installare Bootcamp all'interno di questo computer, mettere Windows e quindi far girare tutti i giochi possibili e immaginabili del mondo. È un video che voglio fare. Se arriviamo a 25.000 mi piace, ragazzi, faccio un altro video dove installo Bootcamp e provo tutti i giochi. Provo Warzone, provo Fall Guys, provo Fortnite, provo Rocket League, che sono disponibili ovviamente su Windows, e che su Windows si sa che, ragazzi, vanno una bomba. 25.000 mi piace, proviamo ad installare Bootcamp in questo computer e vediamo come ci gira Windows. Oggi in questo video voglio impersonificare l'utente medio di Apple, no? Perché io mi immagino che un utente medio compra questo computer, una macchina della Madonna, perché è una macchina della Madonna, spende 4.000 e passa euro per questo computer, e vuole ovviamente le massime performance dalla sua macchina, giustamente. Anche magari ogni tanto per giocare e per togliersi qualche sfizio. Sappiamo tutti, sappiamo benissimo, che Apple non è portata, non è conosciuta per i giochi, però ultimamente molti più giochi stanno mettendo il supporto a macOS, e quindi voglio vedere come girano su Mac praticamente di ultimissima generazione. Perché, ragazzi, cioè, questa è la prova lampante. Se qui oggi i giochi vanno a Mac, cioè i Mac proprio nemmeno li devono fare più i giochi per Mac, arrivato a sto punto. Ho installato l'Epic Games Launcher. Adesso, ragazzi, c'è un'altra cam qui che vi zooma sullo schermo, perché non posso registrare ovviamente lo schermo nativamente, altrimenti andrei a calare le performance, ovviamente. Ho installato gli unici due giochi, ragazzi, che l'Epic Game Store mi faceva installare, ovvero Borderlands 3, incredibile, non me lo sarei mai aspettato, Borderlands, e Fortnite, ma Fortnite lo sapevo, è il gioco di punta, quindi era prevedibile che me lo faceva installare. Tutti gli altri, ragazzi, ovviamente, sistema operativo non supportato, GTA, Trackmania, Rocket League, tutti mi da sistema operativo non supportato. Ho installato anche Steam, io ho una libreria di Steam davvero molto ampia, c'ho tipo 294 giochi e passa. C'è fortunatamente questa cosa qui che possiamo andare a mettere supportati solo i giochi di macOS, e ci sono giochi di merda, ragazzi, non ci sono giochi di recenti. C'è Call of Duty Modern Warfare 2 multiplayer, poi c'è Call of Duty Black Ops 3, Arma 3, e giochi di merda, ragazzi, Castle Crasher, Counter Strike non è un gioco di merda, però mi sembra buono per fare dei test, Dota 2, Edge, Limbo, Serious Sam. Avrei potuto installare League of Legends, ma anche lì, ragazzi, non è che è un gioco chissà quanto pesante, quindi bocciato totalmente lato libreria per i videogiochi. Quindi iniziamo con Fortnite. Una cosa figa di questo Mac è, gli si deve dire, ragazzi, si deve riconoscere, è uno, la qualità audio, che è, raga, pazzesca, cioè non c'è bisogno proprio di mettere delle casse se vuoi anche ascoltare musica con una buona qualità. E poi indubbiamente lo schermo, ragazzi, vi ricordo che questo schermo una risoluzione di 5K, cioè 5000 qualcosa per non mi ricordo, tantissimo. La Radeon Pro, ragazzi, a 5K penso non reggerà un cazzo, però è una risoluzione incredibile. Il testo, cioè le scritte sul monitor, sembrano stampate per quanto sono nitide. Ovviamente in video non renderà mai, ma vi giuro che sto monitor è pazzesco. Io mi chiedo perché mai l'Apple non ha fatto un input per questo monitor. Sarebbe stato fantastico sfruttare questo monitor come monitor esterno, mettendo magari un cavo, un input, una porta di input dietro, e collegare magari una console di futura generazione, o addirittura un computer Windows, e sfruttare questo monitor in 5K pazzesco, con una densità di pixel senza senso, ragazzi. Cioè, secondo me sto monitor non ha eguali. Comunque, andiamo a vedere le impostazioni. Già mi lagga il mouse, ragazzi, mamma mia. Che siamo in risoluzione 4K, mettiamo in risoluzione 5K, che è 5120. Andiamo ad applicare, vediamo che succede, ragazzi. Io non ho idea di che cosa possa succedere. Che andiamo a mettere tutte cose a epico, ragazzi, ma vi giuro che già mi lagga il mouse. Ah, però il caricamento è stato abbastanza veloce. Vabbè, l'SSD Apple, ragazzi, ci sta. Il caricamento è stato molto, molto veloce. Però siamo a 10 fps. Mi sa che non... mi sa che non è una cosa buonissima, ragazzi. Siamo a 10 fps, no sense. Guardate qui, mamma mia. Andiamo ad abbassare. Allora, lasciamo tutto in 5K, però mettiamo tutto basso. Tutto basso? Ah, dai, tutto basso, ragazzi. Siamo già a 20 fps ed è quasi, dico quasi,
giocabile. Andiamo a 25 frame per secondo, ovviamente. Andiamo a modificare stavolta la risoluzione. Mettiamo una risoluzione di 4K, 4096 per qualcosa, non mi ricordo le vere risoluzioni, sempre a minimo. Andiamo ad applicare. Non cambia... Oh, buono, buono, siamo a 30 frame già, onesto. È giocabile, però una cosa buona che noto è che rispetto al mio vecchio Mac non ha i lag che aveva prima, un tempo. Cioè, adesso sembra, giuro, quasi giocabile, incredibile. 30 fps... Dai, buono, raga, non male, non male. Che proviamo un'altra cosa adesso, proviamo un'altra cosa. Mettiamo impostazioni, abbassiamo ulteriormente la risoluzione e la mettiamo in 2K. Dovrebbe essere, sì, 2K più o meno. Andiamo ad applicare, adesso ovviamente l'immagine sgrana, ne risentirà un sacco. Non me l'aspettavo, raga. 120 frame, tutto a minimo, per reattiva il gioco. Bomba veramente, bomba, bomba veramente, ragazzi. L'immagine ovviamente non è super nitida. Siamo praticamente in 2K su un monitor in 5K, quindi per forza di cose l'immagine sgrana un po'. Andiamo un attimino allora a sto punto a mettere tutto epico. Vediamo, vediamo. Rimaniamo sui 100 frame, in 2K, tutto epico. Rimaniamo sui 90/100 frame. Ragazzi, incredibile, quindi super giocabile. Cioè passi proprio da gigante, cioè qua è proprio giocabile. Cioè riesco a giocare tranquillamente. Cioè riuscirei a giocare tranquillamente. Oh, però giocabilissimo, cioè potrei scendere ulteriormente di risoluzione. Ovviamente le prestazioni andrebbero a migliorare, però perdo molta qualità d'immagine. Quindi secondo me 2K è proprio il minimo indispensabile per giocare su un monitor in 5K, ovviamente, ragazzi. Ragazzi, un bot. Palesemente un bot questo. Ragazzi, prima di aumentare un po' di risoluzione, mettiamo in 3200 per qualcosa, vediamo che succede. Aumentiamo ulteriormente la qualità grafica. Già qui siamo a 40 frame. Migliora tutto, però 40 frame, raga, un FPS non si può fare. Quindi la risoluzione minima per giocare decentemente è, secondo me, 2K, assolutamente, ed è super, super giocabile. Cioè, una bomba, ragazzi, onestamente, una bomba. Test di Fortnite ampiamente superato. Cioè, quindi si può giocare benissimo a Fortnite su un Mac. Sono piacevolmente stupito. Andiamo a provare l'ultimo gioco, molto pesante, molto 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 generoso di risorse, Borderlands 3. Vediamo che succede, vediamo se esplode il Mac. Siamo a 66 gradi di GPU e 68 di CPU. Ok, il gioco si è avviato anche abbastanza in fretta, ma sui caricamenti, ragazzi, non mettiamo a bocca, perché l'SSD è tipo super veloce. Probabilmente si è preso le mie vecchie impostazioni che usavo su Windows, perché c'è il contatore FPS, visto che l'account può fare cross save dei veri salvataggi. Infatti sono a livello 14. Mi sembra abbastanza fluido già. Grafica, siamo in 1080. Sì, probabilmente si è preso le risoluzioni di là. Ok, andiamo in 5K. Test prova del 9. 5120x2280. Applichiamo, vediamo che succede. Raga, ovviamente non vi sto a dire che... No, raga, io vi devo fare una foto e ve la metto. Cioè, vi giuro, ragazzi, faccio una foto e vi faccio vedere la qualità incredibile. Ho fatto delle foto proprio per farvi vedere che non si vedono i pixel, ragazzi. Sembra un cartello stampato. Pazzesco. Perfetto, ragazzi. Siamo tutto su ultra, ma già mi lagga il menu, quindi non la vedo così rosea. Andiamo a fare il benchmark e facciamo esplodere questo computer. Ok, si è avviato. Il contatore FPS, ragazzi, è piccolissimo. Non penso che riuscirà a zoomarlo. Penso che abbia anche dei problemi nel caricarlo sto gioco. Ragazzi, Fortnite ci ha stupito, ma questo secondo me sarà un palo in culo. Perché poi effettivamente non è che ci sono... Oddio, ragazzi, siamo a 12 fps. Ragazzi, qualità grafica eccezionale, senza senso, spaziale. Cioè, proprio sembra, come detto prima... Non lo so, raga, non si può spiegare, dovreste vederlo. No, raga, cioè, annulliamo. No, raga, annulliamo 11 fps, non ha senso di esistere. Ok, scendiamo la risoluzione, ragazzi. Andiamo in... non dico in 4K, ma andiamo come prima, come Fortnite. In 2K, che era questa, o 2048, penso che era questa. Va bene, andiamo in 2K, applichiamo. E già cambia un sacco, già siamo nel menu a 80 frame. Prima eravamo a 10 frame nel menu. Ma non è il computer prestazionalmente che non ce la fa, è proprio il software Mac che è limitato. Secondo me con Bootcamp qualche gioco in 4K, addirittura in 5K, lo facciamo girare, grazie a Windows. Ah, oh sì, ragazzi, siamo a 42 frame, 40 frame. Buonissimo, già sarebbe super giocabile. Tanta roba, no, ragazzi? 40 frame, 46 frame, 50 frame di media. Onesto, onestissimo, super fluido, non ha quei lag, quei spike che avevo nel precedente Mac, quindi significa che forse la RAM in più, ragazzi, lì avevo 16 GB di RAM e qui ne ho 32, molta più RAM,
lo aiuta a carburare meglio. Siamo sempre a dettagli ultra, ma secondo me sto gioco va giocato a ultra. Però già 40 frame non è male, non è male, sapete? Non è per niente male. Vediamo come procede il benchmark. Andiamo nelle parti più un po' più succose. Se già siamo a 40 frame in 2K, volevo provare a farlo anche in 4K, ma ragazzi, secondo me perdiamo il doppio della risoluzione, perdiamo il doppio dei frame, quindi andiamo circa sui 20 frame. Addirittura 60 frame siamo andati di sera. 60 frame, buono, buonissimo, 46. Oh raga, mi sto stupendo, in 2K mi sembra che possiamo giocare a tutto. Quindi miei cari sviluppatori, fateli i giochi per Mac. Ormai i Mac sono abbastanza potenti per far girare i giochini. Adesso andiamo a avviare proprio una partita, perché ragazzi, vediamo se cambia qualcosa, anche se il benchmark proprio appesantisce di tanto il gioco. Ora andiamo a avviare una partita, muoviamoci un po' in modo spastico, vediamo se ha dei lag, dei cosi. Gioco caricato, ah, aspetta che un po' di spike, un po' di laghetti ce li ha. Però nulla di che, ragazzi, super giocabile, siamo a 60 frame. Oh, ragazzi, cioè, incredibile, vi giuro che non me l'aspettavo mai nella vita sta cosa. Fluido. Soluzione 2K, tutto ultra. Potrei scendere un po' di dettagli e trovare un altro compromesso. Ma tanta roba ragazzi, tantissima roba. E ragazzi, che dire, test gaming io direi superato, non a pieni voti, perché a pieni voti ragazzi mi doveva far girare i giochi almeno in 4K, ma in 4K ci arriva così. Secondo me non per un limite hardware, ripeto, ma per un limite software, per il problema di macOS che non è ottimizzato benissimo per i giochi, però comunque in 2K a dettagli ultra i giochi li fa girare benissimo. Il problema qual è? Che non ci sono giochi, ci sono giochi vecchissimi e giochi moderni, giochi recenti non sono proprio compatibili col Mac, quindi questo potrebbe essere un gran problema. Se gli sviluppatori secondo me si impegnassero, visto che ormai le macchine Mac sono davvero molto potenti, potrebbero avere un senso i giochi su Mac, potrebbe esserci una buona concorrenza con Windows, sono sincero. Se questo video arriva a 25.000 mi piace, proviamo a installare Bootcamp, ovvero Windows, all'interno di questo computer e vediamo se gli stessi giochi girano meglio e ne proviamo di altri, tipo Warzone, Fall Guys e così via. Fatemelo sapere ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su sotto a questo video, fatemi sapere voi che ne pensate di questo Mac e delle sue performance. La Jumpy Tech è tutta, ciao ciao!